Allora, buon pomeriggio. Iniziamo le tre lezioni di oggi. Avevo intenzione, fino a stamattina, di continuare la lettura di Sorvegliare e Punire, e quindi di passare in qualche modo all'analisi dei capitoli successivi. In particolare, iniziare proprio la seconda parte di Sorvegliare e Punire. Se non che mi sono ricordato casualmente stamattina che oggi è l'anniversario della morte di due importanti filosofi, non saprei come altro definirli, francesi. Il secondo perché è morto più recentemente, il 4 novembre, se non ricordo male, del 2015, è René Girard. Il primo è Gilles Deleuze, morto nel 1993, il 4 novembre, ovviamente, non 4 dicembre, 4 novembre del 1993. E beh, soffermarmi un attimo su Deleuze credo sia importante per più motivi. Non soltanto perché è l'autore che probabilmente ha scritto il libro più bello su Michel Foucault, un libro di straordinaria rilevanza, sia per Foucault sia per Deleuze. È un testo importante per entrambi gli autori. È un testo che mette a fuoco, in maniera direi eccezionale, alcune, se non tutte, le questioni più complesse e più rilevanti che Foucault ha affrontato nell'arco della sua carriera, e lo fa senza sconti, senza semplificazioni, approcciando l'aspetto filosofico del pensiero di Foucault. E come avete già visto, in prassi spesso di questi straordinari autori, intrecciando la riflessione filosofica all'analisi altresì letteraria, gli echi intertestuali presenti nelle opere di questi autori, Foucault, Derrida, Derrida forse addirittura meno, però Foucault, Deleuze, lo stesso Girard, Blanchot, sono un elemento fondamentale, non semplicemente di un vezzo culturale, ma del farsi pensiero nella scrittura. E così gli accenni impliciti ed espliciti, abbiamo visto a proposito di Foucault, per esempio, l'accenno al tavolo, alla macchina da cucire e così via, a Roussel, che è un accenno esplicito, a L'Autre-Amont, che è un accenno implicito, a Borges, che è un autore che torna e ritorna e ritorna continuamente, è una maniera di, no, non una maniera, uno stile filosofico vero e proprio, che tende in qualche modo, se non a eliminare le differenze, le distanze, ma a sfumare e a intrecciare la saggistica letteraria, la scrittura semplicemente, potremmo dire, e l'opera filosofica. In fin dei conti abbiamo visto come con Foucault è complicato. È davvero complicato definire un'opera quale opera di filosofia. Forse l'archeologia del sapere, che non è un caso che sia l'opera a cui forse Deleuze, in questo libro splendido, questa è una nuova traduzione, Foucault dedica a certi aspetti più attenzione. In fin dei conti, il tema dell'archivio, il nuovo archivista con cui inizia questa monografia di Deleuze su Foucault è proprio centrata sull'archeologia del sapere. Ma oltre all'archeologia del sapere ci sono tutte le altre opere che, pur non essendo specificamente di filosofia, in fin dei conti non si è mai visto un libro di filosofia trattare delle prigioni. Sì, dobbiamo arrivare per certi aspetti al Panopticon di Bentham, e qui anticipo un problema che affronteremo le prossime settimane, ma Bentham sappiamo bene come, per certi aspetti, come molti autori inglesi, non sia sempre adeguatamente studiato dalla filosofia. Resiste questo vezzo, questo pregiudizio in Italia di stampo idealistico, crociano soprattutto, in Francia, in Germania, legata a una differente interpretazione del ruolo della filosofia e della scrittura che allontana di fatto un autore come Bentham dall'ambito degli studi filosofici, o almeno quelli più
più correnti. Ma a parte Bentham, a parte Montesquieu, a cui ho avuto modo più volte di accennare, che comunque ne tratta di questi temi in maniera collaterale, e a parte alcuni autori che in fin dei conti possiamo sempre far rientrare nell'ambito degli ideologi, per esempio il tema delle prigioni, come il tema degli ospedali, il tema della non della medicina, della storia della medicina come scienza, ma della medicina come pratica sociale, e quindi il ruolo del medico soprattutto, lasciamo perdere poi il tema della follia, e così via. Beh, Foucault è stato, se non un unicum, indiscutibilmente uno dei pochi. Sarebbe sbagliato considerare la ricerca di Foucault come un tentativo continuo di individuare marginalità mai studiate prima. Non è questo l'interesse di Foucault. Foucault non ha interesse ad essere particolarmente originale. Quello che Foucault cerca di fare è invece, abbiamo visto, individuare nuove aree di indagine empiriche per far emergere quel complesso rapporto fra saperi e poteri, fra pratiche discorsive e pratiche sociali che costituiscono essenzialmente la modernità, che costituiscono fondamentalmente l'individuo, potremmo dire, perché fin dalla nascita della clinica, se non dalla storia della follia, per giungere appunto a sorvegliare e punire, per poi proseguire con la volontà di sapere e gli ultimi grandi testi sulla storia della sessualità, l'indagine foucaultiana sembra orientarsi sempre di più sulle dinamiche di conoscenza dell'individuale, quella conoscenza che aristotelicamente era considerata impossibile. Ma perché dinamiche di conoscenza dell'individuale? Perché essenzialmente la conoscenza va di pari passo con la produzione, con la costituzione, con la costruzione dell'individuo moderno. Ciò che viene definito mediante l'apparato che si manifesta, si esprime con l'idea di prigione, è una maniera per costruire un'idea di individuo. La modernità dell'individuo si definisce attraverso la definizione di uno spazio, un tempo e un rapporto spazio-temporale, ovvero quella descrizione che Foucault aveva già fatto all'inizio di Sorvegliare e Punire dopo la tremenda scena del supplizio di Damiens. Una scansione temporale, una irregimentazione del tempo e una definizione dei luoghi frequentati, quindi un processo di disciplinamento. È proprio questo aspetto foucaultiano, quello che interessa per certi aspetti di più, molti autori suoi contemporanei e successivi, è ciò che interessa molto anche Deleuze. Prima ho accennato un attimo a René Girard, altro autore di opere meravigliose, molto distante apparentemente a me, in realtà sarebbe una questione molto da approfondire su questi autori. Girard è più vicino a studi di antropologia e, accanto alla tematizzazione del capro espiatorio, al tema del rapporto tra sacro e violenza, che è un tema su cui in qualche modo ci siamo soffermati, perché sul tema del rapporto tra sacro e violenza la riflessione premoderna, potremmo dire giuridica premoderna, o meglio, quella riflessione che in qualche modo viene messa in discussione proprio dall'illuminismo, aveva fatto di questo rapporto un oggetto privilegiato di speculazione e di indagine. Non dimentichiamo mai che nell'Ancien Régime, dice Foucault, prima, cioè delle polemiche susseguentesi in seguito alla necessità di addolcire le pene, quindi in qualche modo prima di Montesquieu, sintetizza in maniera un po' brutale, perdonatevi, oltretutto citando appositamente un autore che di fatto Foucault quasi mai cita, almeno nell'opera stampa non utilizza quasi mai, è già tanto che citi Beccaria. Come ricordate, perché credo di aver già letto questa pagina,
Deleuze all'inizio proprio all'inizio della sua opera su Foucault, la sua monografia su Foucault, riporta una serie di critiche a questo nuovo archivista, cioè Michel Foucault, il quale viene accusato, tra le altre cose, di aver annunciato la morte dell'uomo e di essere un simulatore che non può fondarsi su nessun testo sacro e che non cita mai i grandi filosofi. Ecco, questa è una cosa su cui effettivamente non si può che essere d'accordo. Foucault non cita i grandi filosofi. A parte Descartes, abbiamo visto, una storia della follia, insomma, una citazione su cui forse se Derrida non avesse attirato l'attenzione con il suo formidabile acume, con il suo strepitoso saggio, Cogito, storia della follia, forse nessuno ci avrebbe fatto particolarmente caso. Altro filosofo che, appunto, una storia della follia, abbiamo visto, Foucault cita, è Diderot, ma insomma. Il nipote di Rameau, di Diderot, è un classico forse più per la letteratura che non per la filosofia. Non è indiscutibilmente un classico come potrebbero essere le Meditazioni di filosofia prima di Descartes o come può essere la Critica alla ragione pura di Kant, insomma, per dire un altro caso. Nella Nascita della clinica non cita filosofi. La Nascita della clinica è un'opera tanto bella quanto bizzarra, l'abbiamo avuto modo di credere, in cui la filosofia emerge dalla riflessione sulla medicina, per di più su un momento specifico della storia della medicina, meglio su un momento specifico dello sguardo medico, potremmo quasi dire. Poi, continuando, le parole e le cose, in cui, in fin dei conti, il confronto con la nascita dell'economia politica e così via, anche qui, per quanto si trovino, come posso dire, frantumati quasi, accenni a con Dirac, Mably, Adam Smith e così via, mai vengono tematizzati. Archeologia e sapere, ordine di discorso, come sopra, io Pierre Rivière, figuriamoci, un'opera tanto bella quanto appunto ancora più strana perché è la riscrittura, meglio la scrittura, la pubblicazione di un atto di un processo. Sorvegliare e punire lo stiamo vedendo. E poi continuerà allo stesso modo, ancora dopo. Aggiungiamo un'altra, quindi questo per quel che riguarda il rapporto tra Stato e violenza. Girard, voglio ricordarlo brevemente, come anche l'autore di un'opera tanto bella, quanto a volte meno citata rispetto ad altre, un consiglio che vi do di leggerlo tutti, ovvero Menzogna romantica e verità romanzesca. In cui Girard, per esempio, attraverso l'analisi del rosso e nero di Stendhal, che come sapete è un autore che insomma ogni tanto ritorna fuori in queste lezioni, non perché Stendhal sia stato un grande filosofo, lui voleva essere un filosofo, ma insomma non è mai stato, non era anche nelle sue corde, ma è un autore che indiscutibilmente è stato particolarmente lucido nell'individuare alcune delle tensioni della filosofia, della cultura, meglio francese ed europea, che poi giungeranno a maturazione nella seconda metà dell'Ottocento. Ma buffo, in qualche modo, pensare come Girard in quell'opera approcci, per esempio, due autori che abbiamo avuto modo di citare più volte, Stendhal e Cervantes, Don Chisciotte. E Dostoevsky, ma Dostoevsky abbiamo citato meno. Come avete visto, insomma, voi sapete come Cervantes e Stendhal siano autori che ritornano continuamente anche nella speculazione di Foucaultiano. Torniamo un attimo a Deleuze, però, nel suo rapporto con Foucault, che era un rapporto anche amicale, era un rapporto anche personale, molto importante e molto forte. Deleuze, rispetto a Michel Foucault, come possiamo dire, veniva da una storia filosofica diversa. Forse Deleuze è uno dei pochi, se non l'unico, grande filosofo francese del XX secolo, soprattutto di quella stagione, la stagione degli anni 60-70, che non trova, non vede in Husserl, in Heidegger, un particolare punto di riferimento. L'importanza cioè che
La filosofia di Husserl, la filosofia di Heidegger hanno avuto per Foucault, per Derrida, anche per Althusser. Sembrerebbe bizzarro, ma la filosofia di Althusser è fortemente influenzata dalla speculazione heideggeriana. Bene, non ha invece per Deleuze una particolare rilevanza. In realtà, per certi aspetti, Deleuze è tra i grandi filosofi francesi del secondo Novecento quello più schiettamente francese, nel senso che se dovessi individuare un filosofo della contemporaneità a cui la speculazione deleuziana si rifà, è Bergson, è Henri Bergson. E insomma, Bergson non è un autore che torna come figura di riferimento particolarmente rilevante per molti altri autori del Novecento francese. Non solo, a incremento di questo aspetto, per Deleuze ha un ruolo rilevante anche Marcel Proust, che come tutti sapete a Bergson era molto legato a più punti di vista, per più motivi. Tutto il tema della memoria involontaria proustiana è un geniale ripensamento del tema di materia e memoria di Bergson, che qui sintetizzo, ma lasciamo perdere. Ma ciò, gli accenni che ha Proust, che sono presenti non soltanto in Foucault, per esempio, ma in Deleuze sono molto presenti, sono presenti altresì nell'opera dedicata a Foucault, di cui vi ho mostrato poco fa la copertina, che in particolare, e qui siamo già in un ambito schiettamente foucaultiano, in particolare il Proust che potrebbe essere accomunato in qualche misura agli autori de l'Enfer. L'Enfer era definita così dal settore della Biblioteca Nazionale, che era ampiamente saccheggiato come studi da Bataille, da Blanchot, da Foucault, da Deleuze e gli altri, riguardanti essenzialmente le opere, per esempio, di Sade e le opere più scandalose, cioè quel Proust che anatomista, potremmo quasi dire, della sessualità contemporanea, di una sessualità assolutamente deformata, di una sessualità molecolare, la definisce Foucault. E l'attenzione che Deleuze pone a Proust è un'attenzione che egli pone in realtà anche alle opere, per esempio, di Foucault, riguardante la capacità di definire dei quadri. Questa è un'espressione su cui Deleuze insiste molto, sull'amore che Foucault ha per la pittura mediante la scrittura di quadri. La descrizione continua. Le pagine bellissime delle parole e cose dedicate alla Smenilas di Velázquez, il tentativo, cioè, che opera Foucault di tradurre il visibile nel dicibile, di operare questa trasposizione fra due campi del sapere, il tema in realtà, il tema della nascita della clinica, ciò che è visibile, l'attenzione allo sguardo medico, che al contempo però deve essere reso dicibile, ma per rendere dicibile il visibile non è sufficiente una traduzione tra un campo del sapere e un altro. Non è sufficiente una traduzione fra discipline, o meglio, questa traduzione è possibile nel momento in cui si definiscono delle nuove discipline, in cui il termine disciplina assume tutta quella polivocità di senso che poi Foucault tenderà a mostrare, disciplina come disciplina scientifica, ma altresì disciplina come disciplinamento del corpo, dell'anima, dei comportamenti, eccetera, eccetera. Dico eccetera, eccetera, perché attenzione a mettere un confine netto. I confini, quando Foucault conduce le sue analisi, sono sempre un risultato, non sono mai un punto fermo. Il tema della governamentalità foucaultiana, e di lì poi tutti gli studi più recenti, anche che sul tema questo tema sono stati fatti,
ovvero sui rapporti di potere che non derivano da una fonte legittima o illegittima, adesso non è neanche questo il problema, da una fonte unica quale sarebbe lo Stato, ma piuttosto rapporti che si statalizzano una serie di relazioni, governamentandole, e così facendo, costruendo un organismo che legittima le relazioni così controllate, così definite, e quindi altresì i processi costitutivi di controllo e di sapere, sono rapporti che non sono predefiniti, potremmo dire, da una sorta di matrice originaria da cui si sviluppano. Ricadremmo in qualche modo in quell'approccio metafisico che Nietzsche, Heidegger, anche Husserl e insomma tutta la filosofia non solo francese, ma adesso mi viene quella francese del Novecento, ha cercato di abbandonare la riflessione sull'origine di Althusser, la distinzione tra origine e inizio. L'origine, nella prospettiva dell'Althusser, scusate, è ciò che ha in qualche modo in sé anche il suo sviluppo necessario. Le pagine dedicate a Rousseau, su cui mi sono soffermato l'anno scorso, sulle varie lezioni dedicate al discorso sull'origine dell'ineguaglianza, per esempio, servivano ad Althusser per fare i conti, potremmo dire, per tematizzare la distinzione tra origine ed inizio, rivendicando un inizio che non sia di per sé già orientato necessariamente verso una direzione stabilita. Bene, Foucault continua in un certo senso percorre una strada simile. Non c'è, cioè, una direzione della storia, possiamo dire, predefinita. La storia, per come veniva letta a partire dal Settecento, ossia dal momento in cui nasce l'ennesima, forse, invenzione, fra virgolette, della filosofia della storia, dell'illuminismo e del secolo XVIII, nasce la filosofia della storia. La filosofia della storia, si dice, nasce in qualche modo con Herder, con Vico, con Voltaire, il secolo di Luigi XVIII, sì, Rousseau con il suo discorso sull'origine e l'eguaglianza, Kant in particolare con l'opera per la pace perpetua, per le idee, delizioso, fondamentale, importantissimo testo kantiano, intitolato La filosofia della storia e la fondazione dell'etica critica, a cui Kant lavorò tra il 1784 e il 1786, quindi siamo esattamente nel periodo delle grandi critiche, e che si realizzano in alcune opere che meriterebbero di essere ultimamente rilette. Per esempio, l'idea per una storia universale dal punto di vista cosmopolitico, e poi l'inizio congetturale della storia degli uomini, che è un'altra opera forse meno nota, ma altrettanto rilevante, e soprattutto poi bellissimo Per la pace perpetua. Sono tre testi che credo si possano definire il culmine dell'illuminismo europeo, e che in qualche modo definiscono con un acume straordinario anche quella cosa che poi giungerà a uno sviluppo ulteriore mediante la speculazione hegeliana e poi crociana della filosofia della storia. Vabbè, ma ora non entro neanche in questo aspetto. Torniamo a Foucault. Non fa una filosofia della storia. Eppure, il ritorno continuo, ossessivo potremmo dire, al XVIII secolo è una peculiarità foucaultiana. Perché? Perché proprio nel XVIII secolo che Foucault continua a vedere quegli elementi di, potremmo dire, costituzione ultima,
che hanno definito poi davvero quella cosa chiamata modernità e tutto sommato anche quella cosa chiamata, forse noi diciamo postmoderno. Ad esempio, bello scritto, bellissimo scritto, anche qui ricca di varie implicazioni, La vita degli uomini infami, pubblicato in italiano nel volume Il filosofo militante, Archivio Foucault 2, interventi, colloqui, intervisti 1971-1977, è un classico esempio di testo foucaultiano difficilissimo da abbracciare, da comprendere appieno. Perché? Perché intanto è una prefazione. E come tutte le prefazioni, anche se Foucault non le amava, abbiamo visto il suo atteggiamento nei confronti della prima prefazione della storia della Fourier, la seconda prefazione, in realtà, per essere veramente adeguatamente comprese, andrebbero lette insieme al testo che prefanno. Ma questo non è possibile. Cosa fa Foucault in questo breve saggio? Essenzialmente descrive la sua scoperta di alcune vite di uomini vissuti nel XVIII secolo infami. Ma attenzione, uomini infami non significa semplicemente uomini crudeli. Anche qua, probabilmente, anzi sicuramente per quel che mi riguarda, ma insomma, non è neanche adesso il punto di soffermarcisi. Scrivere una storia, una vita degli uomini infami, significa riecheggiare, come Foucault e molti altri fanno, l'opera di Borges, La storia universale dell'infamia. Ma questo testo borghesiano, che è stato pubblicato per la prima volta nel 1935 e poi più volte ripubblicato, vede il solito geniale Borges raccontare a modo suo, con la sua meravigliosa laconicità densissima, vicende di uomini a loro modo celebri, celebri anche per l'infamia, la crudeltà, il tradimento, per qualche motivo. Trovo particolarmente gustosa la terza storia raccontata da Borges, La vedova Ching, piratessa, che forse, non so se ci avete mai fatto caso, se lo sapete, è stata personaggio di almeno due rappresentazioni cinematografiche, di cui una di enorme successo, l'altra, molto più bella, di molto minore successo. Cantando dietro i paraventi di Ermanno Olmi, cineasta tra i più raffinati e più belli che ci siano stati, non soltanto il cinema italiano, è la rinarrazione di questa storia della vedova Ching, ma compare come personaggio anche nel ciclo dei Pirati dei Caraibi, a proposito del fatto come Borges abbia influenzato la cultura popolare in tutto le sue forme, in tutte le sue, potremmo dire, i suoi intrecci, in maniera che non immagineremmo neanche. Borges è stato a lungo definito come un autore, uno scrittore amatissimo dagli scrittori, ed è assolutamente vero, purché però non ci rendiamo conto del fatto che la parola scrittore non sta a definire semplicemente l'autore di alta letteratura, ma ha influenzato le scritture del Novecento, le più diverse, da quelle cinematografiche a quelle televisive, a quelle delle bande dessinée, nei fumetti, ovviamente a quella della letteratura più o meno alta. Da questo punto di vista, credo che quello che l'ha capito di più, che ha capito meglio questo andamento, sia stato proprio Umberto Eco, quando ne fece in qualche modo un personaggio del suo nome della rosa, no? Il bibliotecario cieco Jorge e così via. Ovvio che quelli erano personaggi celebri comunque, di cui Borges rinarrava a modo suo la storia. Invece le vite degli uomini infami di Foucault
vanno a individuare la specificità dell'infamia in che cosa? Nel fatto che fossero essenzialmente sconosciuti. Nel fatto cioè che non abbiano mai raggiunto neanche la grandezza del crimine. Non stiamo parlando cioè di Gilles de Rais. Non stiamo parlando di, non so, fate voi, insomma, in fin dei conti, di un criminale che ha segnato in qualche modo l'immaginario. Non stiamo parlando di Jack lo Squartatore, che non sappiamo neanche chi fosse. O del serial killer lo Zodiaco, di nuovo, che non sappiamo neanche chi fosse, ovvero non stiamo parlando di qualcuno che ha trasceso in qualche misura l'infamia nel senso di essere sconosciuto per giungere a un livello di infamia superiore. Qui di nuovo dobbiamo sempre aver presente l'importanza che ha avuto Kafka per alcuni autori che Foucault ha lungamente meditato. Non solo, secondo me, non ha solo lungamente meditato Kafka, ovviamente, ma penso di nuovo a Blanchot, e penso in particolare a Bataille, la letteratura è male, soprattutto di Bataille. Beh, il tema del peccato, ma soprattutto dell'infamia, della vergogna, Kafka, è un tema che si riverbera in tutta la speculazione filosofica non etica, attenzione, non è un problema di morale, è semmai un problema di pensabilità di nuove forme di umanità, forme di umanità in cui essenzialmente la distinzione, per esempio in Kafka, questo tema è adombrato, Benjamin l'aveva messo in rilievo, ma non solo Benjamin, tra umanità e animalità. Nel castello di Kafka il personaggio femminile ha delle mani che hanno delle pelli che uniscono le dita, per cui essenzialmente un indice quasi di una confusione tra umano e animale. Cioè ciò che si perde è il principio di individuazione che differenzia l'uomo dagli altri esseri. Perché? Interessa così tanto poco, immagino che l'abbiate oramai compreso, perché essenzialmente questo principio di differenziazione, questo principio di individuazione, diciamo così, Foucault è una costruzione derivante appunto dalle nuove forme del potere. E qui torniamo un attimo a Deleuze. Perdonatemi, ma oggi credo che valga la pena soffermarci sull'interpretazione deleuziana di Foucault perché è particolarmente illuminante da più punti di vista. Anche proprio per cominciare a comprendere come questi autori sia molto complesso separarli. Si parlavano, non solo si leggevano, si parlavano e le loro opere andrebbero lette, pensate anche in termini di risposta. C'è una questione che è, secondo me, piuttosto rilevante, per esempio l'ha messa in rilievo Jean-Luc Marion nella sua interpretazione di Descartes. La filosofia cartesiana è essenzialmente dialogica, dice Marion. L'io penso di Descartes non è propriamente originario, ma è semmai una risposta all'interrogazione del genio maligno. In fin dei conti, io penso quella cosa di cui posso essere assolutamente certa, per cui io non posso essere ingannato, è ciò che mi permette di rispondere e di costituirmi in risposta al genio maligno, all'interrogazione del genio maligno, al tentativo del genio maligno di ingannarmi su tutto. Questo andamento dialogico, che in realtà, insomma, per esempio in Descartes è evidente non tanto e non solo, adesso sugli aspetti puramente speculativi, ma le sue opere e le sua epistolografia, potremmo quasi dire, tutto il suo epistolario, è un continuo confronto con i contemporanei. Le opere, come aveva visto benissimo Ferdinand Dalcqué,
E come per esempio su cui, questo tema su cui insistono, per restare nel Salento, gli studi di Giulia Belgiojoso e di Igor Agostini vanno anche visti come il risultato di un dialogo continuo con i contemporanei, quindi per essere adeguatamente compresi. Bene, questo vale per esempio anche per l'universo foucaultiano, che è un universo che contiene al suo interno non solo gli autori su cui Foucault si è formato, con cui si è confrontato, che lo hanno stimolato, Borges, ritorno ancora a lui, insomma, e così via, ma il dibattito quotidiano anche. Le analisi che lui lo hanno costretto amici, nemici, pensate a Derrida, in fin dei conti, confronto con Sartre. Sartre è per certi aspetti, secondo me, uno degli autori più importanti per Foucault, non perché ne abbia particolarmente influenzato l'opera, ma perché ha costretto Foucault a operare una serie di strappi sempre più importanti, e contemporaneamente ad approfondire alcuni aspetti della sua specifica posizione filosofica. Si pensi all'accenno che fa, per esempio, Foucault, in un'intervista, alla logica di Bertrand Russell, e allo stesso accenno che fa, guarda caso, Deleuze, sempre a Bertrand Russell, in opposizione alla dialettica, per quanto la dialettica rivisitata da Sartre nelle questioni di metodo. La critica della ragione dialettica sartreana non è sufficiente per elaborare una nuova posizione filosofica, dice Foucault, perché Sartre, esattamente come per certi aspetti quel marxismo, e forse ogni marxismo, da questo punto di vista Althusser non credo che abbia mai convinto più di tanto Foucault, è un umanismo, ovvero essenzialmente rimane legata a un'idea di uomo che per Foucault era ormai superata. Per contro, la logica di Bertrand Russell, la logica degli enunciati, dei paradossi, dei tipi logici e così via, quella logica che invece gli vede operante, per esempio, in Lévi-Strauss, e attraverso Lévi-Strauss nella nuova filosofia, chiamiamola filosofia però per comodità, del secondo Novecento, che opera appunto uno strappo. Ora, questo confronto continuo con Sartre, confronto che lo ha costretto anche a momenti per lui difficili, il 68 francese, quando Foucault, come Teresa Deleuze, come Blanchot, ad esempio, si avvicinarono al movimento studentesco. Beh, rimasero in qualche modo tutti, soprattutto Foucault e Deleuze, colpiti dalla richiesta continua fatta da quegli studenti di confrontarsi con Sartre. Sartre era l'autore per eccellenza, non solo perché autore dell'engagé, ma perché sembrava davvero identificarsi con le istanze rivoluzionarie di quel movimento. Almeno così veniva percepito da molti partecipanti, a parte gli studenti, partecipanti a quel movimento. Le posizioni ben presto non si allontanarono, nel senso che Sartre rimase sempre vicino, guardò sempre con estremo interesse a quel movimento. Ma Foucault ne colse meglio probabilmente alcuni aspetti e, per esempio, partendo dalle questioni poste proprio da quel movimento, giunse, beh, alle sue ricerche sulle prigioni. J'accuse numero 3, 15 marzo 1971. Il gruppo di informazione sulle prigioni ha appena lanciato la sua prima inchiesta. Qui siamo agli inizi di quel percorso che porterà a sorvegliare e pulire. Non è un'inchiesta sociologica. Io chiedo sempre di fare estrema attenzione a quello che
trovate scritto negli autori. Soprattutto quando un autore come Foucault, ma insomma in genere gli autori dicono cosa è qualcosa e soprattutto cosa non è, vanno presi molto sul serio. Nel senso che a volte gli errori che facciamo nell'interpretazione di determinati autori consistono nel fatto che ci tendiamo a sovrapporre, a non leggere sulla base di letture preventive ciò che gli autori stessi dicono. E quindi tendiamo a disciplinare, è il caso di dire, proprio foucaultianamente, a disciplinare discorsi che invece cercano di essere eversivi, cercano di frantumare, almeno in qualche misura, quel disciplinamento coatto. Disciplinamento coatto che va molto al di là, come vedremo adesso, dei temi dei corpi e dei comportamenti, ma si giunge a forme di disciplinamento, diciamo, della mente intesa quasi come non mente individuale, ma, o meglio, sì, come mente individuale, no, diciamolo un po' meglio, cerco di formulare meglio la questione. Come mente individuale, se interpretiamo la mente spinozianamente, al modo di Spinoza, e qui torniamo di nuovo a Deleuze, come idea del corpo. Disciplinare il corpo è un modo per disciplinare altresì la mente, ma non, attenzione, perché in qualche modo ci sia un semplice e banale rapporto di causa-effetto, per cui insegnare la disciplina dei movimenti, disciplinare i comportamenti, significa poi formare necessariamente un certo tipo di, come possiamo dire, di personalità. Indiscutibilmente Foucault aveva presente alcuni studi sul comportamentismo che potevano anche essere interpretati in questo senso, ma non è questo il punto. Siamo davvero sul piano spinoziano della corrispondenza. La corrispondenza tra mente e corpo, la mente è l'idea del corpo, nel senso proprio per cui Deleuze si interrogava sulla potenza del corpo e su come questa potenza del corpo potesse essere letta sul piano del mentale, o se preferite, del morale. E qui sto citando ovviamente Cabanis, altro autore che in fin dei conti è presente a Foucault, per quanto di nuovo rientri non certo tra gli autori massimi, non certo tra gli autori più citati, ma è impossibile non studiare Bichat e non studiare Corvisart se non dopo aver adeguatamente studiato Cabanis. Studiare Bichat, quindi, significa comprendere la sua specificità nel pensiero medico, filosofico, scientifico e il suo rapporto con Cabanis. Non studiare Bichat è impossibile nella misura in cui Cabanis e Bichat sono due fuochi di una ellisse scientifica e filosofica che definisce il XIX e il XX secolo. Bene, il rapporto mente-corpo, diciamo così, è delesianamente definito sul piano dell'immanenza e questo stesso piano dell'immanenza è riscontrabile poi nel Foucault di Sorvegliare e punire. Va bene, fermiamoci qui per la prima lezione e ci rivediamo fra un quarto d'ora circa.